Attenta a non tagliarti le mani, mamma mia, com'è invitante. Posso fare una cosa? Sì. Che cosa? Mamma mia. Facciamo il video. Prima a mettere delle roba. Dani finisce tutto, non fa questo da me. Dai, io so che può finire. C'è anche Pupi. Quindi immagina, mamma tua, proprio un amore di cane. Però ogni tanto mi morsetti, me la gioca. Amore, mi ne morsetti a mamma, mi fai male con questi morsetti. Che la devo giocare, la devo coccolare, se mi devo morsetti. Madonna, quando t'amo. Madonna, quando t'amo. E mi dica tutti i rossetti. Non è vero che bio è naturale questo rossetto. Ma non la puoi mangiare. Ragazze, vi piace il mio outfit? Guardate com'è carino. Praticamente ho messo questo vestitino con questo coprispalle, molto molto carino. Il vestitino, aspettate, non è troppo carino, mi piacciono tanto questi qua, tutti i floreali carini carini. Questo ve l'avevo mostrato in uno degli ultimi video acquisti, se non erro era di Pinky, comunque andate a vedere il video. Questo vestitino molto molto carino, mi piace, è fatto così, è carino, yeah, mi sento tipo Alice nel Paese delle Meraviglie. Comunque così, molto semplice. E poi ho messo le scarpe, le mie nuove, quelle che mi ha regalato il mio fidanzato al mio compleanno, che sono tutte sporcate, guardate. Andate a vedere il video dei regali, sono bellissime, le adoro, sono un po' alte, c'è un po' di rialzo. E poi questi calzini fantastici che sono di Calzedonia, ovviamente. Tre cose belle sui Calzedonia, praticamente sono velati col fiocchetto dietro, che cado pure. Felicissima perché ho trovato forse la casa dei miei sogni, davvero. Non vedo l'ora, ragazze, sono troppo troppo felice di comprare casa. Il mio rossetto bio, perché lo puoi mangiare perché è bio, è commestibile, è naturale. E puoi mangiare perché è bio. È bio, il rossetto di mamma è bio. Io l'amo. È bio il rossetto di mamma. Ma no, ma non lo mangi davvero, mamma. Io l'amo. Ma questo è il cane più buono del mondo. Baciami, facciamo l'amore, facciamo l'amore. Mio, amo questo cane. È il cane più bello del mondo. Ti piace? Se no, tutti ci sono scolati. Questo è uno dei miei trucchi preferiti. Con... semplice e praticamente rossetto rosso. Quando metto rossetto rosso metto un trucco semplicissimo. Mi piace? Yeah! Stasera si presenta. Che c'è? Noi dobbiamo uscire. Stavo portando alle... E che devono entrare? Già le fitte. Vediamo. Siamo bellissimi. 17 summer nights, a liberty never grew. Thank you.
mangiare, perché con la pancia piena si ragiona meglio. Sayonara. Ma questo è giapponese. Ah, giusto. Allora, chan chin line. Tu come? Chan chin line. C'è anche Bubi. Bubi! Bubi! Bubi qua! Che sì! Madonna, quante cose! Come hai detto prima? No, sayonara. Sayonara. Madonna, quante belle cose ci hanno portato. E da mame? Tante cose buonissime. È tutto nostro, anche questo tavolo, perché non c'è la roba e ce l'hanno messo qua. Guarda questo che bello! Che bello! Buon appetito, amore. Buon appetito. Tanto brutto. Despacito. Ay. Ragazzi, ho fatto l'albume pizza, ormai è la mia specialità. Evviva! Andate a vedere il video sul mio secondo canale per farlo, è buonissima! Adoro! Sembra proprio una pizza vera. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the... Che cioè, ma io non lo so perché io non posso fare la dieta con te. Mi riempio di cioccolatini, ragazze. Come resisto io alle tentazioni? Nessuno, ma no? Amore. Ma forse sono incinta. Forse. Ma forse, forse. E io perciò ti sto anticipando, diciamo, per mangiare, diciamo, per mangiare a lui. Mi fa diventare solo la pancia se non è incinta. Veramente. Quel giorno che io sarò incinta, veramente. Secondo me. Io mangerò tantissimo perché già mangio come un maiale, poi quando sono incinta devo mangiare per due, la scusa di mangiare per due. Mangiare due mangerò tantissimo, mi aumenterà la fame, poi tu mi ingozzerai come un maiale, quindi diventerò una boa. Da bio a boa. Da bio fantastico, a boa. Solo lui. Lili! Lili, guarda che ti do. Lili. Vieni. Vieni. Anche io vieni pensato. Lili. Ma com'è bella Lili. Ciao Lili. Ma la porto da Pupi. Lili, come sei bella, ma che principessa. Lili Star, dov'è Pupi? Pupi a casa, qua c'è Lili, com'è bella. Sei tutto sfragannato. Sei stanco, dopo una giornata di lavoro a Caletta Shop. Come sono? Sì. Ragazzi, ho cambiato look. Sono praticamente schiarite i capelli finalmente dopo una vita che non andavo dal parrucchiere perché non ho avuto un attimo libero. Finalmente ho tagliato i capelli, li ho fatti di nuovo corti, vedete? Corti, ti piace, amore? Corti perché sono più freschi, pratici e mi piacciono di più, anche in palestra sudo di meno. E poi l'ho anche un po' di nuovo riprese le ciocchette, ho fatto di nuovo questa cosa, mi piace amore. Chi è questa bella ragazza? Non so. Sì, sei bella. Vuoi uscire con me? Sì. Subito. Andiamo. Andiamo.
Ragazzi, guardate che meraviglioso piatto di pasta con la pumarola, pasta integrale, premetto, con salsa di pomodoro a bio, basilico e olio extravergine d'oliva. Qua c'è Pupi che aspetta e c'è anche qualcun altro che aspetta. Che fame! E vabbè, comunque sono molto belli, guardateli, ammirateli, sono bellissimi. E fame. E ti. Dai, mangi. Aspetta, devo fare ancora la foto. Tu subito fai e mangi tutto. Ah, la foto, foto. Questa è più bella. Poi c'è un po' di formaggio. Non c'è. Ti do questa bella notizia. Ingazzati che ti ma pasta, pomarola. La pomarola, la coppa. Ragazzi, siamo senza luce. Come mai siamo senza luce? Non è arrivata la bolletta. Non abbiamo pagato la bolletta. Comunque, per farvi vedere, molto qua, sotto a questa luce qua, si è fulminata la lampadina. Fatto rucola, cetrioli e il salmone, che praticamente sembra che è scoppiata la bomba, sì. Perché Dario ha fatto un macello. Comunque, era salmone. E queste adesso mangiamo così al lume di candela e vediamo il vlog di Nancy, la mia sorellina. Noi la sera facciamo sempre così. Buonanotte. Buonanotte. Stanno pure spine, ci potremmo pure affugare praticamente. Fantastico. Poi ce l'ho le candele. Che romanticismo, amore. Praticamente non si vede nulla. Però sembra che stiamo mangiando un dolce, perché la candela è varia. No, cosa fai? Dobbiamo anche bruciarci. Vabbè. Ci dobbiamo bere. Ciao ragazze, buongiorno e benvenuti a questo nuovo vlog. Nuovo taglio, nuovo vlog, nuovo vestitino. Questo è il vestitino che vi ho fatto vedere nell'ultimo video di cui vi ho fatto video dei vestiti indossati con Dario. E questo è uno dei miei preferiti in assoluto. Alla fine quello là con le rose che avevate visto nell'anteprima video, ero indecisa tra i due, non l'avevo più preso, ma credo che tornerò a prendere anche quello perché è stupendo. E poi ho messo anche quella mitica mutandina speciale, andate a vedere il video. Ragazzi, fa un effetto troppo troppo bello, veramente bellissimo, modella tutto. Comunque questo vestitino è troppo carino, anche mi piace anche quotidianamente con delle scarpe basse, ad esempio queste qua che le avevo comprate, sono tutte ricamate, le avevo comprate, le metto anche senza calzini da Superga se non erro l'anno scorso. Sono molto comodo perché io quotidianamente, adesso sto andando in negozio, non riesco a stare troppo tempo con i tacchi, cioè sto male, quindi preferisco mettere un vestitino non troppo corto, ecco, così vedete proprio la lunghezza giusta, fresco, così estivo fresco, e le scarpette basse ginnastica. Certo che un bel tacco starebbe molto meglio, è ovvio, sì, si sa, comunque il tacco slancia tantissimo e tutta la figura risulta più magra, più slanciata. Io adoro i tacchi, però vi ripeto, dato che comunque li devo tenere dalla mattina alla sera, non ce la faccio. Poi quando esco metterò anche questo vestitino, mi farò vedere una versione night, magari anche con un paio di orecchini. Adesso ho messo sotto solo questa collanina di perle e questo braccino di perle, perché io non so se ve l'ho mai detto, ma io non posso portare gioielli, è una cosa che non vi ho mai detto. Casomai dopo, appena ho un minuto libero durante la giornata, vi spiegherò meglio come mai. Questa è una cosa che non vi ho mai detto. E comunque questa è la collanina che mi ha fatto mia mamma di perle, posso portare solo perle praticamente, poi spiego perché. E quindi sto così, mi sembro tipo Alice nel paese delle meraviglie. Ta-da. Comunque vi farò vedere anche la versione coi tacchi, che sicuramente è più bella e più, sembrerò ancora più bella. Comunque questo è il taglio che mi sono fatta, il nuovo, vi piace? Troppo bello, mi piace tantissimo. Comunque vi mando un bacio, ciao. Guardate che meraviglia ho fatto io, questo tipo tortino in padella con quella pentola, no vabbè, una ricetta geniale che voglio fare il video sul mio secondo canale, e tipo tra qualche giorno troverete il video sul mio secondo canale, perché è super soffice ed è buonissima. Ci ho messo 5 minuti, sembra una torta tipo da pasticceria con la panna, ma non è panna. Vi svelerò tutto sul mio video. Brava amore, siamo al sushi, evviva! Sono arrivati già gli udon, buoni gli udon, yummy! Te juro che te pienso, hago il mejor intento, il tempo passa lento.
dolci ripieni di marmellata.